È necessario esplorare l'inconscio per risolvere i propri problemi? Prima di tutto chiediamoci, cos'è l'inconscio? Leggiti questo e tutta una serie di altri libri che te lo spiegano molto meglio di me. Diciamo che in linea generale ci sono una serie di processi che avvengono a livello consapevole e una serie di processi che avvengono a livello inconsapevole. Che alcune cose siano al di fuori della nostra coscienza è vero, però questo non ha un legame così stretto con la risoluzione di un problema. Inoltre, così come è vero che una serie di cose avvengono al di fuori della nostra consapevolezza e possono portare a dei problemi, è anche vero che a volte è un eccesso di consapevolezza che porta ai problemi. Questa era una delle tesi sostenute da Milton Erickson, che invece diceva appunto diamo più spazio all'inconscio, perché l'inconscio è quel serbatoio di risorse personali che ti possono aiutare a fare qualcosa, a risolvere un problema e a vivere la vita con benessere. Comunque sia, esplorare l'inconscio spesso non ha nulla a che vedere con risolvere il problema, o comunque non è il modo più veloce per risolverlo. Come detto in altri video, la cosa migliore da fare è fare, cioè mettere in pratica delle nuove cose, dei nuovi modi di agire, e smettere di mettere in pratica dei vecchi modi di agire disfunzionali. Spesso lo scopo della terapia breve è quello di farti fare delle cose diverse da quelle che hai fatto finora e che non ti stanno aiutando a risolvere il problema, e partire dal fare delle cose diverse, attuare il cambiamento e dopo, alla fine, arrivare finalmente a capire cos'è che non andava. Peraltro, una delle critiche che fu fatta da Karl Popper, che era un filosofo della scienza eccezionale, a chi utilizzava l'esplorazione dell'inconscio per risolvere i problemi, era il fatto che non si poteva dimostrare che questa strategia fosse sbagliata. Infatti, se scavavi giù nell'inconscio e risolvevi il problema, era la dimostrazione che scavare nell'inconscio risolve il problema. Ma se scavavi nell'inconscio e non risolvevi il problema, era la dimostrazione che dovevi scavare ancora di più nell'inconscio. Una teoria non falsificabile. Insomma, se io per risolvere un problema dico che devo fare X e X non funziona, e allora mi metto a fare ancora di più X perché dico che non ho fatto abbastanza X, abbiamo un problema. Quindi il concetto di inconscio è molto utile, molto interessante per capire diverse dinamiche delle persone, ma aiutare una persona a risolvere un problema in breve tempo è un'altra cosa. Ciao e al prossimo video! L'idea che per risolvere i propri problemi bisogna esplorare l'inconscio... Ok, vabbè, questa ormai la sto riciclando di video in video.